segno Partito. uno. Uno unica. Il buono. Benissimo, pronti. Allora, come mi ha detto poco fa, lei è stato sindaco tra il 75 e l'85. Ci può raccontare che tipo di città era Torino in quel periodo? Beh, purtroppo è stato un periodo molto difficile perché erano l'ultima, diciamo, ondata dell'immigrazione, quindi quando io sono stato eletto sindaco il 14 luglio del 75 avevamo circa 2000 appartamenti occupati abusivamente da famiglie senza casa, quindi con grandi tensioni, c'era stato anche un ragazzo ucciso alla Falchera da un metronotte che si era visto occupare il posto macchina. Eravamo alla fine delle grandi lotte, dei grandi movimenti studenteschi e del 68-69, dell'autunno caldo del 69, delle lotte operaie, delle lotte alla Fiat, quindi una stagione, e già c'erano i primi segnali della crisi della Fiat, ecco, le prime preoccupazioni del posto di lavoro, quindi una stagione molto molto difficile, contrassegnata proprio l'inizio dei primi episodi di terrorismo, ecco, nel 72-73, l'episodio Labate, l'episodio Merio, il dirigente Fiat sequestrato, il dirigente Cislino incatenato ad un palo della luce fuori di Mirafiori, quindi una situazione molto, molto pesante, molto difficile. Poi incominciò lo stillicidio degli attentati, ecco, dei cosiddetti, come si usava a dire allora, e nacque allora questo brutto neologismo, i gambizzati, ecco, quelli che venivano colpiti alle gambe, e alcuni di questi venivano anche uccisi. Abbiamo il primo episodio del brigadiere Ciotta e poi via 76, 77 e 78 è l'anno poi più culminante di efferati delitti proprio, ecco, cade proprio in questo periodo l'anniversario di morte. Ci fu l'episodio dell'Angelo Azzurro, del ragazzo bruciato vivo nel bar di Via Po, ecco, un incidente, chiamiamolo pure così, perché questo ragazzo non apparteneva a nessuno schieramento, era entrato lì dentro a prendere un caffè, passò un corteo di giovani dimostranti di lotta continua. Ad un certo punto il bar era indicato un po' come ritrovo, come covo della destra, e furono lanciate delle bottiglie Molotov. Il ragazzo scappò nella toilette del bar e rimase bruciato lì, ecco. Morì dopo 2 giorni di atroci dolori, ma praticamente l'episodio è avvenuto dentro al bar, ecco. Quali percezioni avevate voi, lei che era il sindaco, ma comunque le istituzioni in generale del mondo giovanile? Ma quale percezione? Che c'era una grande inquietudine, una grande insofferenza, un senso di rivolta che si era già manifestato a Torino in particolare con anticipo rispetto addirittura al Maggio francese, perché il Maggio francese del 68, la prima occupazione di una università avviene a Torino, Palazzo Campana, nel novembre dell'anno precedente, del 67, ecco. C'è una rivolta contro l'autoritarismo dei cosiddetti baroni, contro una scuola che praticamente non soddisfaceva gli studenti. C'era, ma poi non era solo un fenomeno torinese, teniamo conto che è un fenomeno nazionale e poi internazionale, pensiamo a cosa è avvenuto e credo che sia forse una delle poche rivolte giovanili a livello mondiale, da Berkeley negli Stati Uniti, in Germania, in Giappone,
in Francia, un po' dappertutto, ecco, in Jugoslavia, in Italia. E quindi si aveva la percezione che questi giovani erano inquieti, insofferenti, però non si era capito che si era innescato in questo movimento, si erano innescati altri fenomeni, ecco, che poi via via degenerarono sino al delitto, sino all'attentato, sino alla rivolta armata, sino alla P38, che era il simbolo di certe manifestazioni, i giovani incappucciati che facevano il segno con le dita di una mano della P38, quindi questo non venne avvertito tempestivamente, secondo me, questo fatto qui, ecco. Anche soprattutto da parte della sinistra, anche da parte del mio partito, ci fu una specie di reazione quasi di insofferenza, di intolleranza, ecco. Non è che si dovesse giustificare tutto e capire tutto, però forse una certa attenzione andava prestata con maggiore acutezza, ecco. Certo che io faccio una distinzione tra il movimento del 68-69 e il movimento del 77. Il movimento del 68-69 innanzitutto erano giovani con qualche anno in più, erano ventenni, ecco. Quello del 67 coinvolge fasce di giovanissimi, 16-17 anni, quindi con minore senso di responsabilità, con una nota anche di avventura, di uso una parola un po' che potrebbe essere di gioco quasi, ecco. In questo senso non c'era una coscienza alle spalle, non c'era. E poi un forte risentimento nei confronti della sinistra, la sinistra cosiddetta istituzionale, il Partito Comunista, perché lo vedevano troppo molle, troppo non sufficientemente all'attacco, ecco. E quindi loro pensavano che i rapporti di forza si misurassero soltanto con i muscoli, ecco, non sulla base del consenso, sulla base del coinvolgimento. Poi non esistevano solo loro, la città era una città con oltre 1 milione di abitanti, con famiglie disagiate, famiglie immigrate, famiglie sottoproletarie, famiglie di operai, famiglie di media borghesia, quindi una città molto composita, quindi non è che si potesse o tutto prato o tutto campo, o tutto bianco o tutto rosso. L'estremismo, come sempre ci hanno insegnato, ecco, chi ha vissuto prima di noi, ha scritto anche qualche libro, classici episodi di infantilismo, ecco, l'estremismo malattia infantile proprio, ecco. Ma io sono andato in parecchie occasioni dentro questi circoli a vedere cosa succedeva, perché era mia abitudine non delegare certe cose. E quindi in alcune occasioni mi sono presentato da solo con il mio accompagnatore, che era un vigile urbano in pensione, un anziano vigile urbano che mi accompagnava, e qualche volta c'era anche l'assessore Alfieri con me. Ricordo uno di questi episodi con grande lucidità, perché avvenne in Via Plana, vicino a Piazza Vittorio. Ecco, c'era un edificio in disuso che avevamo appena deliberato di trasformarlo in una scuola materna per quel quartiere che non aveva la scuola materna, perché noi prestavamo molta attenzione all'educazione, alla formazione, ma soprattutto all'infanzia. Dagli asili nido alle scuole materne, quando io fui eletto sindaco praticamente a Torino non esistevano asili pubblici, ecco, erano quasi tutti asili privati, asili, quei pochi che c'erano, per fortuna che c'erano,
gestiti da istituti religiosi. E noi investimmo molto, perché avevamo fatto questo ragionamento: investiamo sui bambini di 4, 5, 6 anni di oggi, perché fra 10 anni siano diversi dai loro fratelli maggiori. Io sostengo ancora oggi il bullismo, che è un fenomeno di attualità adesso, degli anni, fine anni, dell'inizio del 2000. Nel 2008 abbiamo tanti episodi di bullismo. I bulli non nascono a 15 anni, i bulli si formano nel corso degli anni, dai 5-6 anni, quando incominciano a commettere qualche gesto, si sentono protagonisti, si sentono attori, ecco. E allora poi la sensazione di essere il capo, il capoclan, essere riconosciuto dagli amici come quello che ha il polso del comando, eccetera. E quindi noi ci eravamo prefissati questo grosso obiettivo di creare dei giovani nell'arco delle tornate amministrative che avevamo davanti, di formare dei giovani che fossero diversi da quelli che avevamo trovato nel momento in cui ci eravamo insediati a Palazzo Civico, ecco. E avevamo deciso di destinare questa costruzione di Via Plana, in via, proprio vicino a Piazza Vittorio, ad una scuola, ma avevamo già addirittura appaltato i lavori e stava per entrare l'impresa a fare i lavori. E questi giovani pensarono bene di occuparla e di insediarsi lì dentro e fare un loro circolo, ecco. E allora io un sabato pomeriggio andai con l'assessore Alfieri e con il mio accompagnatore, una persona di mia fiducia, Almondo si chiama, adesso è molto anziano, Giuseppe Almondo. Andammo lì e incominciò una specie di trattativa con questi giovani. Devo dire che poi, anni dopo, io ho poi fatto una ricognizione storica, una specie di inchiesta in carcere. Parlo dell'83-84, ecco, con il professor Tranfaglia. Abbiamo fatto un'inchiesta di carattere storico per cercare di capire come mai certi giovani avevano scelto la strada del terrorismo, della lotta armata. E dopo una lunga trattativa, che adesso sarebbe così noioso raccontarla, ecco, con il Ministero di Grazia e Giustizia, che era il ministro Martinazzoli, riuscimmo a creare un'area che venne definita area omogenea qui alle Nuove, e raggruppammo in quest'area tutti quei giovani terroristi, quasi tutti di prima linea erano, qualcuno era Brigate Rosse, ma la maggior parte erano di prima linea, che non si erano pentiti, ma si erano dissociati. Praticamente si divisero in tre categorie i terroristi: gli irriducibili, quelli che in carcere continuavano però con le loro idee, la lotta armata, la rivoluzione, la violenza, eccetera. Poi c'erano i pentiti, quelli che avevano confessato, che si erano dichiarati pentiti, che avevano fornito anche notizie. Pensate solo a Peci, che ruolo ha avuto, praticamente è uno diciamo degli scardinatori delle Brigate Rosse, con tutte le informazioni che dà al giudice istruttore dell'epoca, che era il dottor Caselli, alla squadra speciale del generale, allora era colonnello, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quindi questi erano i pentiti, e poi c'erano i dissociati, cioè coloro che non volevano più far parte delle formazioni, anche se erano in galera, però avevano rotto, diciamo, con il loro movimento, ma non erano pentiti, si erano semplicemente dissociati, vale a dire: non vogliamo più saperne della lotta armata, però non diciamo niente, non, questo malinteso senso di solidarietà, o se vuole di omertà
nei confronti degli ex compagni di lotta, e questi, una sessantina erano, vennero riuniti alle nuove, in un reparto delle vecchie nuove di Corso Vittorio, separati da tutto il resto perché c'era già il nuovo carcere alle Vallette che funzionava. Questi li avevano lasciati staccati lì alle nuove. E erano divisi in due, c'era il reparto femminile e il reparto maschile. E per circa 3 anni io tutte le settimane, 2 o 3 ore alla settimana, con il professor Nicola Tranfaglia, che è uno storico, siamo andati in carcere e abbiamo incominciato a parlare con questi giovani. Abbiamo incominciato a parlare con questi giovani, a farci raccontare la loro vita, proprio partendo dall'infanzia, le loro famiglie, come si erano formate, dove abitavano, le scuole che avevano fatto, gli amici che avevano frequentato, come si erano avvicinati, diciamo, al movimento e quindi le prime lotte, i primi cortei, poi i passaggi successivi, i servizi d'ordine, quelli che erano nei servizi d'ordine, poi dopo il servizio d'ordine, le prime armi che hanno incominciato a circolare, le prime pistole, le prime mitragliette, i primi attentati incendiari alle macchine, a questo. E quindi abbiamo praticamente, è stato un seminario di storia contemporanea che abbiamo poi pubblicato, poi le faccio vedere, un volumone pubblicato, è stato ristampato proprio recentemente, Vite sospese è il titolo del libro. Era difficile stabilire un confine tra la irresponsabilità e la consapevolezza di quello che stavano combinando, ecco. Senza nessuna concessione, io sono molto, diciamo, da questo punto di vista. Difatti, nella riedizione del libro, l'editore mi ha chiesto se volevo cambiare qualcosa, se volevo, se pensavo di riscrivere la introduzione. E io praticamente mi sono rifiutato, ho scritto una paginetta ho accolto volentieri la proposta di ristampare Vite sospese. È un libro scritto a quattro mani con un amico Nicola Tranfaglia. Spiego, mi spinse questo lavoro, il bisogno di capire ciò che era successo non solo nella città che mi aveva visto sindaco, alla richiesta dell'editore se intendevo apportare aggiunte, modifiche, nuove valutazioni, ho risposto di no. Non ho cambiato opinioni su quanto ho scritto 20 anni fa. Oggi chiederei soltanto a chi ha partecipato alla lotta armata e da cui si è dissociato un ulteriore atto. Quando appaiono in televisione, rilasciano interviste o scrivono libri, forse un po' di modestia e di umiltà non guasterebbe. Non esistono giustificazioni storiche di fronte alla catena di morti provocata dal terrorismo e non esistono giustificazioni anche per chi su certi giornali allora predicava né con lo Stato né con le BR. Tutto ciò lo si deve per rispetto di chi è stato barbaramente ucciso e del dolore dei loro congiunti. Mai come in questi casi vale solo il silenzio. Si tacciano dunque. Quindi da questo punto di vista io sono molto irremovibile, ecco, diciamo, non ho nessun sentimento di rivalsa, diciamo, adesso molti di questi hanno scontato decine di anni di carcere, quindi il loro cosiddetto debito con la giustizia l'hanno pagato, però ecco, stiano tranquilli, non abbiano la pretesa di andare in televisione adesso a spiegare come si raddrizzano le gambe ai cani, ecco, per favore. Di guai ne hanno già creati abbastanza. Ma guardi, quel giorno lì io non ero a Torino. Mi trovavo a Viareggio ad un congresso degli amministratori locali. Io allora nella presidenza dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ed ero stato incaricato di fare una relazione sulla finanza locale. Avevo appena terminato di fare la mia relazione, era nella tarda mattinata, dalla mia segreteria di Torino mi chiamarono con urgenza al telefono, andai al telefono
e mi dissero quello che era accaduto a Torino. Salii subito in macchina e rientrai a Torino. Ecco. Vieni a Torino, andai in comune, poi verso sera andai al CTO dove questo ragazzo era stato ricoverato. E il medico di guardia mi chiese se volevo andare a vederlo. Era dentro la camera scettica, proprio nessuno poteva entrare, nessuno, più nessuno l'ha visto quel ragazzo. Io forse purtroppo sono stato l'ultimo che l'ha visto vivo, ecco. Mi fecero infilare un camicione, la garza, davanti alla bocca, il berretto, i guantoni, eccetera, perché c'era la camera scettica, quindi pericolo di infezioni, eccetera. E vidi su una barella, su un lettino, una cosa che si muoveva, ma che non aveva praticamente più sembianze umane, era una specie di torciglione, di spezzone, diciamo, bruciato. L'unica cosa che ricordo molto bene, che si vedevano bene, erano gli occhi. Gli occhi, uscivano da questa informe, diciamo, testa, ecco, da questa cosa tutta nera, tutta bruciata, tutta. E il medico lo chiamò per nome e lui era in coma, chiaramente. Gli disse: Roberto, è venuto il sindaco a trovarti, mi senti? È venuto il sindaco. E lui fece un segnale, diede una risposta con la voce, un rumore, chiamiamolo così, non disse né sì né no, una specie di grugnito, ecco, di dolore. Capivo, il medico mi dice: è vivo, vede che risponde ancora. Prese un ferro da chirurgico e lo punzecchiò un po' per vedere se aveva delle reazioni. Nelle parti del corpo non aveva più reazioni, evidentemente aveva ancora un minimo di lucidità nella mente, ecco. Ricordo quando uscii, c'era il padre davanti alla porta di questa sala specialistica, e mi venne incontro piangendo, disperato. Mi chiese se suo figlio si sarebbe salvato. Il medico mi aveva detto che non c'era più niente da fare, era questione di al massimo un'ora, due, non lo so, ecco. Io non ebbi il coraggio di mentirgli, mi limitai a dirgli: è ancora vivo. Roberto è l'unica cosa che le posso dire, Roberto è ancora vivo. E poi venni via, fu una notte terribile quella sera, perché poi era una sera, tra l'altro, d'autunno, c'era la nebbia strana, e allora c'era ancora la nebbia a Torino, adesso non la vediamo più, ma e in macchina, tornando al CTO lì sulle rive del Po, tornando a casa mi passarono delle idee brutte per la testa, proprio perché quel ragazzo aveva l'età di mio figlio, ecco. Dove ti poteva portare il terrorismo? Cioè a sragionare, alla vendetta, perché poi c'era un'ondata forte anche in certi settori dell'opinione pubblica, la richiesta della pena di morte era proprio all'ordine del giorno, anche avanzata da persone insospettabile, se pensa che non c'era solo il fascista Almirante che invocava la pena di morte, c'era personalità come Ugo La Malfa che avevano proposto in Parlamento, in piena aula di Montecitorio, di fare una legge speciale, una legge eccezionale per ripristinare la pena di morte contro la Costituzione. Lei capisse quindi una situazione veramente drammatica, veramente allucinante. Beh, devo dire, tutto sommato, Torino è stata una città, adesso non per fare il panegirico, che queste cose qui non mi piacciono, reagì abbastanza bene, ecco. Non si abbandonò né alla disperazione da una parte e quindi alle cose più inconsulte, né all'indifferenza. Cioè non è che considerò
il terrorismo una cosa a sé. Ma hanno sparato, ma era un avvocato, hanno sparato, ma era un poliziotto, hanno sparato, ma era un giornalista, quasi che il resto della città fosse estraneo a quello che succedeva, a quello che capitava. Basta vedere la partecipazione alle assemblee che noi come istituzioni, come comune, provincia, regione, allora con il presidente della regione, della giunta regionale Aldo Viglione, con il presidente del consiglio regionale Dino San Lorenzo, con il presidente della provincia Salvetti e poi con Ardito, cioè ci fu una mobilitazione delle istituzioni. Le istituzioni rappresentavano un punto di riferimento per la città, cioè il cittadino non si sentiva solo. Ecco perché noi, come diciamo, rappresentanti, diciamo, fisicamente dell'istituzione, cioè io ero non Diego Novelli, ero il comune, ero la torre civica, ero quello che il cittadino guardava, vedeva, sempre presente. Ecco perché decidemmo su tutti gli episodi, noi siamo stati presenti. Addirittura in un caso sono arrivato prima io all'ospedale del ferito, perché era capitato qua dietro e abbiamo sentito la sirena, abbiamo sentito gli spari e dal centralino dei vigili mi hanno detto che era successo questo fatto. Ho subito immaginato che il ferito potevano portarlo alla stanteria Martini, mi feci portare alla stanteria Martini, io arrivai prima del ferito, tant'è che questo ferito abbastanza, diciamo con una battuta di spirito, ci guardò io e Viglione e in buon piemontese ci disse: "E siete già sì? Cioè, siete già qui, siete già arrivati." Ecco, per dire, credo che la presenza delle istituzioni e poi anche l'unità di tutte le componenti dello Stato in quel momento fu molto molto importante. Carabinieri, polizia, non ci fu una diatriba, uno screzio tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardie carcerarie, magistratura, prefettura, cioè si facevano frequentissime riunioni collegiali, almeno 2 o 3 volte alla settimana, o in prefettura o in comune da me, si riuniva o in consiglio regionale. Si riuniva il Comitato per la Vigilanza Democratica, contro il terrorismo, e lì si discutevano, si prendevano le iniziative perché poi abbiamo avuto tanti problemi da affrontare, parliamoci chiaro, non c'era solo un problema di presenza fisica nei momenti degli atti di terrorismo. Lei pensi cosa ha significato trovare le aule per poter celebrare i processi? Non c'erano le aule capaci di contenere 60, 70 detenuti, testimoni, gli avvocati, eccetera, il collegio di difesa. Qui fu ucciso il presidente dell'ordine degli avvocati, l'avvocato Croce, che quando i terroristi rifiutarono la difesa dicendo che la rivoluzione non si processa, l'avvocato Croce assunse lui la difesa d'ufficio, in base alle leggi dello Stato, e venne ucciso alla vigilia del processo. Si pensi alla formazione della giuria popolare. All'inizio non riuscivamo a formare la giuria popolare, che è di 6 persone, 6, ma tutte avevano un improvviso depressione, stato depressivo, la madre che stava morendo, e quindi il processo venne rinviato 2 volte perché non si riusciva a formare la giuria popolare che avrebbe dovuto giudicare, perché poi il grande processo delle Brigate Rosse è stato celebrato qui a Torino. Ma dipende se lei, la domanda mi è rivolta da un punto di vista personale, certo che è stato per me una grande esperienza umana, una grande esperienza politica, una grande esperienza intellettuale, perché ho capito tante cose, ho capito
soprattutto la sofferenza ti fa capire tante cose, ecco. Non tanto la paura, che c'era anche quello, perché quelli che dicono che non hanno paura, sempre diffidare da quelli, dagli spacconi, che dicono, ah, io non ho paura, niente. Però superavi la paura con la ragione, con il senso dell'impegno, non usiamo la parola del dovere, ecco, perché sono sempre quelle parole grosse, che hanno sempre un velo di retorica, ma il senso dell'impegno, ero stato chiamato dai miei concittadini a fare il sindaco e dovevo farlo, come mi diceva mio figlio sfottendomi, a tempo pieno e ciclo continuo, ecco. Infatti io praticamente quei 10 anni lì non ho vissuto in casa, la mia famiglia praticamente non è più esistita, né mia moglie né mio figlio. Uscivo il mattino presto, arrivavo a casa notte inoltrata. C'è stato poi tutto un periodo che non avevo la libertà di muovermi, ero scortato, perché poi quando ci fu l'episodio dell'agente di custodia, quello che è stato ricordato l'altra settimana, ucciso dal Piancone, si chiamava Piancone, mi pare, che era un operaio della Fiat, che adesso è stato arrestato recentemente, proprio in una rapina a Siena, eccetera. E beh, Cotugno si chiamava l'agente di custodia, ha avuto la forza di reagire, ha estratto la pistola dalla fondina e ha sparato e ha ferito questo terrorista. E gli amici, i tre o quattro compagni di spedizione lo raccolsero, e ormai questo qui perdeva sangue dappertutto, non è che potessero portarselo da qualche parte. Cosa hanno fatto? L'hanno caricato in macchina e l'hanno lasciato sui gradini della vecchia stanteria Martini di Via Cigna. L'hanno lasciato lì e sono scappati. Ovviamente sono usciti dall'ospedale, l'hanno raccolto, l'hanno curato, l'hanno guarito, poi fatto anni di carcere, eccetera, eccetera. Però attraverso di lui, avendolo riconosciuto, perché allora la prima fase del terrorismo è che tu viaggiavi nella nebbia, nel buio, non sapevi niente, non avevi punti di riferimento, non sapevi da dove cominciare, polizia, carabinieri, niente, fin quando si è rotto il muro dell'omertà, quando ci sono stati poi gli episodi Peci, l'episodio Sandalo che mise in crisi, tra l'altro tutte e due, sia Piancone è stato coinvolto adesso, Sandalo è stato di nuovo ricoinvolto, adesso va a dare fuoco alle moschee, ma Sandalo era proprio uno un po' squinternato, che è quello che ha fatto saltare in aria praticamente tutta l'organizzazione di prima linea, no? Dove c'era Sergio Seggio, la Susanna Ronconi, dove c'era Donat Cattin, e via discorrendo, e questi qui, dove c'era anche Franchi tra l'altro, perché sono tutti di prima linea questi, e attraverso questo Piancone risalirono ad un indirizzo, ad un covo come li chiamavano allora, e dentro questo covo trovarono del materiale che mi riguardava, trovarono delle piantine di Torino con i percorsi che la mia macchina al mattino faceva per andare da casa mia, da qui al municipio. Trovarono dei luoghi dove io qualche volta, eravamo all'inizio ancora, frequentavo. Trovarono delle fotografie, dei ritagli di giornali con fotografie mie, e trovarono delle foto Polaroid di mia moglie e di mio figlio. Mia moglie insegnava al liceo d'Azeglio e mio figlio frequentava il liceo d'Azeglio, e dentro al liceo d'Azeglio c'era una cellula di questi giovani terroristi. Quindi da quel momento lì io fui messo in una specie di prigione senza sbarre, ecco, cioè sotto una custodia, macchina blindata, macchina di scorta. Quindi anche quegli anni lì sono stati anni terribili, per fortuna non è durato molto, perché poi mandai una lettera, telefonai al ministro dell'interno dell'epoca, che era Cossiga,
e gli dissi: guarda che io non voglio più la scorta, non voglio più, perché non si poteva più vivere, ecco, non potevo più vivere. Avevo due macchine di scorta, viaggiavo su una macchina e poi ce n'era una davanti e una di dietro. E quando arrivavamo qui in Piazza Robilan, la macchina di dietro scattava, superava la mia e quella che c'era davanti, scendevano i poliziotti con i mitra spianati davanti alla porta qua sotto, al portone qua sotto, e mi facevano praticamente un corridoio dove io passavo, con mio figlio che scappava, mio figlio che non ne voleva più sapere, piangeva, era disperato, non tanto dalla paura quanto dal fastidio, ecco, di quello che accadeva. Quindi sono stati anni terribili, ecco, quindi da un punto di vista umano, anni che mi sono costati molto, che però mi hanno anche arricchito molto da un punto di vista umano, della pietà anche. Pensi a tutte le famiglie che io sono andato a trovare con il congiunto morto nella cucina, dentro di una bara, i funerali, cosa sono stati i funerali, anche lì funerali diversi, funerali di meridionali, funerali di piemontesi, il modo di esprimere il dolore, il modo di partecipare al lutto, un funerale di Ghiglieno, che era un ingegnere della Fiat, un funerale caratterizzato tutto in un certo modo, il funerale di Lanza e Porceddu, i due giovani poliziotti uccisi davanti alle nuove, tutto un altro tipo di funerale, di partecipazione, di lutto, eccetera. Quindi delle cose estremamente terribili, estremamente provanti, ecco, ti provavano in tutti i modi. Ecco.